Benissimo, eccolo qua, Cosimo La Guardia, e siamo ovviamente a Rimini e stiamo parlando di Wing Chun. Per cui Cosimo La Guardia, che non solo ha un cognome celebre, ma è anche un celebre istruttore di Wing Chun, nonché, dicevamo prima, abbiamo portato le arti marziali da Cerignola al resto del mondo. Raccontaci, sì, un po' del tuo Wing Chun. È vero, praticamente io rappresento l'Accademia Internazionale di Livorno a nome del mio Sifu Filippo Cucciuffo, che è capo nazionale WTO, Vincent Organization Italia. Facciamo riferimento all'organizzazione più grande al mondo, European Vincent Organization, e IWTE, che ha sede a Hong Kong. Rappresento questa Accademia Internazionale famosissima in tutto il mondo, sono responsabile per la Puglia per quanto riguarda il sistema Vinsun, che è uno dei sistemi di difesa personale più famosi al mondo, insegnato oltre che ai civili, insegnato anche alle polizie internazionali di tutto il mondo, è uno dei sistemi più efficaci e più rapidi di acquisizione di tecniche per proteggere la propria persona. E poi in questo momento sta avendo un grande successo internazionale, sì, anche per i praticanti, diciamo, comuni, anche per le ragazze che vogliono apprendere, perché insomma è una disciplina molto completa. Una disciplina molto completa, ovviamente poi i tempi ovviamente riconoscono un aumento degli episodi di violenza e pertanto la gente si rivolge a noi alla ricerca di personale qualificato, e devo dire che la nostra organizzazione è capace di offrire persone qualificate, serie, competenti, capaci di educare e formare le persone a quelli che sono i concetti di sicurezza e di prevenzione della propria incolumità personale. Allora, diciamo un po' in sintesi, perché una persona dovrebbe scegliere il Wing Chun fra le varie discipline, anche solo di difesa personale? Perché dovrebbe scegliere il Wing Chun o Wing Chun piuttosto che il Krav Maga, piuttosto che il Kenpo, piuttosto che altre discipline? Beh, intanto perché il Wing Chun è un'antichissima arte marziale che ha mantenuto integri i suoi principi legati esclusivamente alla salvaguardia dell'incolumità personale, quindi non ha conosciuto un avvento sportivo e ha mantenuto quindi integro praticamente il suo motivo d'essere originale, nato per salvare la persona da soggetti più grossi, più forti. Ha mantenuto integro questo attraverso tutti questi 3 secoli e tutt'oggi insegniamo attraverso i nostri principi a raggiungere questi obiettivi, quindi la gente meno dotata fisicamente, a cui non interessa un aspetto sportivo, può rivolgersi alla nostra accademia per poter acquisire i principi, le tecniche e i concetti per potersi proteggere efficacemente da ogni tipo di aggressione. E per cui, diciamo, chi volesse cominciare questa pratica con te e con gli altri maestri, insomma, vi trova non solo in Puglia, appunto, ma a Livorno e in molte altre aree d'Italia. Ci trova innanzitutto in 65 paesi del mondo, perché la nostra organizzazione è l'organizzazione più professionale e grande del mondo. In Italia ci trova presenti su tutto il territorio nazionale. In Puglia può fare riferimento a noi come Vinsun Puglia, Sifu Cosimo La Guardia, sicuramente troverà serietà, competenza e professionalità. Allora, hai anche un sito su cui andare a vedere, a cui fare riferimento? Sì, abbiamo un sito, il sito si chiama olympicstudio.com, ma chiunque può rivolgersi anche al sito ufficiale vinsunitalia.it o ancora sulle pagine Facebook, può digitare Cosimo La Guardia o ancora Sifu La Guardia, è impossibile non trovarci. Beh, insomma, andate a cercare appunto il Sifu La Guardia, appunto non solo gli amici pugliesi ma anche quelli in tutta Italia, perché insomma questa è una disciplina fantastica, insomma l'abbiamo imparata a conoscere negli ultimi tempi, è veramente interessante. Ma io direi soprattutto di venirci a trovare, venire a provare alcune lezioni, sentire le sensazioni che il corpo comincia a rimandare attraverso i nostri insegnamenti e poter capire veramente che cos'è il Wing Chun fatto in modo serio e professionale. E visto che poi l'estate si avvicina, se siete anche in vacanza in Puglia, capitate che sicuramente Cosimo La Guardia magari non avrà aperto sempre la palestra, ma insomma sicuramente... Ma quasi, sicuramente potete essere nostri ospiti, troverete sicuramente una scuola con studenti garbati, educati e che vogliono lavorare seriamente. Per cui andate in Puglia dal maestro La Guardia e andate a vedere assolutamente il suo sito per conoscerlo ancora meglio. Grazie a Cosimo La Guardia, a grazie presto. Grazie a te, Lapo, della gentilezza. A presto, ciao.